Allora, circa 2 mesi dall'inserimento, c'è da dire che la salvia ha attecchito, ma direi non senza difficoltà. Il rosmarino c'è, il rosmarino c'è, c'è su questo rampicante qua che gli sta rompendo un po' le balle. No, lascia stare il mio rosmarino, vieni via, brutto rampicante. Sto rampicante, non devi soffocarmi il rosmarino. Il rosmarino mi serve. Quindi Gioffre è un po' di pulito dall'erba. C'è, ha partito un po' le botte di calore, ma ha attaccato. La maggiorana c'è e addirittura è anche fiorita, ha fatto un bel fiorellino. Questa c'è, questa ha attecchito bene, c'è questa erbettina anche lei qua sotto che... Ehi, adesso chiamano un po' di siccità, adesso chiamano un po' di caldo, di asciutto, dovrò venire giù a bagnare un po'. La mia maggiorana ha fatto una bella fogliettina verde, piccolina, questa deve essere veramente bella, ha fatto anche il fiorellino, questa è attaccata bene. La salvia si è attaccato, ma dopo vi faccio vedere che la stessa salvia altrove ha attaccato meglio, però ha attaccato. Quello che non ha assolutamente attaccato, il timo è morto. Lunga vita al timo. Il timo mi sembra abbastanza defunto. C'è ancora una piccola area verde qua, qui in parte, ma lo vedo abbastanza in difficoltà. E è tutta sta erbaccia. Comunque sia, per adesso l'aiuola delle spezie, qualcosa funziona, perché la salvia c'è, maggiorana c'è, rosmarino quello c'è, attaccato bene, e il timo, boh, per adesso sopravvive ancora un pochino. Ma non c'è da aver paura, perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Presagendo che salvia e rosmarino avrebbero faticato un po', abbandonati loro stessi in quella aiuola di erbe aromatiche, li ho anche piantati in vaso. E considerando che il tempo di piantumazione è stato esattamente lo stesso, come potete vedere, soprattutto la salvia in vaso, insomma, mi tolgo le balle dall'ombra, in vaso insomma hanno reso molto 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 meglio che nella terra naturale, dove abbiamo fatto un po' più fatica. Vediamo la terza e ultima cosa della giornata. Boom! Quagli! Oh, ciao belli! Ma che ha fatto già un uovo? Guarda che c'è un ovetto lì! Oh, ha fatto già un uovo! Non mettermi a fuoco la rete, non la rete, ok, l'ovetto, brave! Hanno fatto un ovetto, adesso lo devo togliere e poi vediamo se ce ne sono altri. Magiche quaglie! Mentre ammiriamo un poco le quaglie che quagliano, facciamo due parole sull'abbigliamento con cui ogni tanto mi si vede sul torrente, che certamente non è l'ideale per quello che riguarda la protezione verso alcuni dei pericoli che possiamo incontrare là fuori. Il fatto è, molto semplicemente, che da sempre ho in vettura una cannetta, il guadino, un paio di inneschi, quindi ogni volta che ho anche solo mezz'ora libera approfitto del tempo per scendere in zone conosciute e fare due lanci. Ovviamente quando affronto risalite difficili ho ben altro vestiario. Oltre a ciò, considerate che in questo territorio io ci vivo da sempre e lo frequento da sempre, fin dalla più tenera età. Quando al Brembo scendevo per fare dighe di sassi con quei tremendi sandaletti azzurri di plastica che immancabilmente mi tagliavano i talloni. Diciamo che anche quando scendo al torrente con un paio di banali scarpe e di pantaloncini, l'esperienza mi permette di riconoscere situazioni e pericoli ed agire di conseguenza con qualsiasi roba indosso. Per fare un paragone, immaginate un esperto musicista che si trovi a dover fare un'esibizione ed abbia con sé unicamente uno strumento economico. E mettetelo al fianco di un dilettante che voglia fare altrettanto con lo strumento migliore del mondo. Chi vi salva la serata? Neanche a farla apposta, la prima arriva a telecamera spenta. Era proprio lì dove entra la correntina nella cascatella. Dove la correntina entra nella buchetta. Guardate che bella, che bella continatura, vai! Fantastico! Era proprio lì dove entra la correntina nella buchetta. Purtroppo avevo la telecamera ancora spenta, stavo ancora facendo qualche lancio di prova. Ah,
avete visto? C'era una piccolottina, è saltata su, era così piccola che la mosca era troppo grossa per lei, ma confidiamo che qua ci abbia la sorellona disposta a mostrarsi a noi. Ok, cazzo di lancio. Oh cazzo, no, no, mi è finita su davvero, vacca puttana. Oh, c'era, cazzo, non c'è anche lì, se me la rifiuto. Qualcuno è sceso qui, ha fatto via un po' di erbacce, però ha lasciato aperto questo, che è male perché poi entra l'edera. Adesso dobbiamo richiuderlo. Oh che cazzo, questo è da alzare. Ok, a chiuderlo. Quest'autunno, quando ho tempo, magari vengo a dargli una restaurata. Ho qui ancora un po' di legna da portare via e oltretutto qualcuno ha anche trovato la mia panchetta e il mio tavolino e il mio punto del falò, perché ricordo benissimo che l'ultima volta che sono stato qui e ho fatto un falò non avevo assolutamente bruciato ceppi così. E soprattutto io di solito non lascio mai in giro il ceppo non combusto, ma brucio tutto e poi raffreddo. Però dai, è bello sapere che quando si fa qualcosa e quel qualcosa poi viene trovato, viene anche utilizzato. È un condividere la bellezza del bosco. Spero solo che abbia rispettato questa zona quanto la rispetto io, ecco. È stato, è bello, la mia panchetta ha resistito a tutta la pioggia di maggio. Ah, oh, sì, fra un po' sarà da cambiare, Però ecco, voi immaginate di essere qui con questa bella pioggia a prepararvi il vostro bel pranzetto con davanti questa cartolina di torrente, fantastico. Sì, ho preso una morsicata da un tafano. Andiamo avanti a pezzi. Was the mind replayed? Was the mind replayed? I guess it's not the mind, but we don't know how. Yes, it's not the mind, but we don't know how.
miseria, questo non lo slamo, e non ho mancato la ferrata. Bella, bella, e sei andata a incanare. Vieni, devo passare di là ma senza cedere tensione, perché altrimenti e forse mi va. Quindi devo cambiare piedi. Ok, sono di là. Vieni fuori adesso. Ok. Bella. Bella, bellissima. Sulla mia Royal Wolf dei sogni a Oissa. Wow. Bellissima. Mitica Royal Wolf. E bellissima pariottona. Organizziamo il release dei fiocchi. No, sono i miei piedi. Adesso sì che è andata. Ora che sono seduto su questo tronco, sotto questa bella e larga buca, continuiamo la chiacchierata. Per me approfittare di un'oretta di libertà per godere del torrente del bosco è naturale. La distanza che corre tra chi frequenta quotidianamente il torrente ed accumula esperienza e chi invece va a pesca due volte al mese è ciò che vi permette di vivere queste escursioni in leggerezza. E poi, anche quando mi attrezzo per il pericolo, prediligo sempre un vestiario più orientato al trekking ed all'arrampicata rispetto a waders e boot da wading, che trovo larghi al punto da impedirmi di sfruttare gli appigli e gli appoggi della roccia e lo spigolo della suola nei passaggi complessi. Ecco perché non uso né stivali, né wading boots, né cosciali, ma solidi scarponi o scarpe tecniche per la montagna. Li so usare al meglio e nella maggiore sicurezza per l'arrampicata e la risalita e di successivo rientro su un sentiero comunque accidentato. Stiamo affrontando la stessa scalata, insomma, Ciao! Non ti saresti mai aspettato che qualcuno ti raggiungesse qui? Su questo muschio morbido? Sei un po' più agile tu di me, però, Sì, direi che non c'è paragone! E ecco, nasconditi lì! Prima che qualcuno ti veda e decida che le rane fritte siano un'ottima idea. Questa scivola. Ok. No, ce n'erano già due qua, le ho messe subito in allarme. Devo arrivare più cauto, molto più cauto. Qui proprio di spazio da lanciare non ne ho, Che cavolo! Ci aveva dato secca, altro che balle! Altro che balle! Non è rimasta, ma aveva dato convinta, va? Io ormai non me l'aspettavo neanche più, se devo essere sincero. Non ho visto proprio movimento alcuno. Però non desisto, insisto.
è un po' grovigliato. Oh, 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 questa c'è, vabbè, agitatissima, decisamente arrabbiata, sei anche a bella misura, vieni qua nel guadino, bella, vieni qua nel guadino, era lì nel suo nascondiglio, era lì nel suo nascondiglio, bella, bella, bellissima, vai. Sei rimasta male che t'ho fregato, questa ha fatto la festa. Questa ha fatto la festa sulla mosca. Ma si pazza. E che salto. Vieni. Vieni qua. Ok. Questa ha fatto. Ha fatto il salto, pazza piccolotta, vai. Oh, eccola, eccola la trotterellina Serena, è uscita, preso su la sua bella Royal Wolf, adesso è tutta arrabbiata perché ho capito che l'ha fregata e viene a farsi vedere. Opla. Bellissima, e la lasciamo andare. Non era l'unica, mentre combattevo con lei ne ho vista una andare a nascondersi lì sotto. C'è un baccarozzo enorme che mi vola davanti al muso. Voglio vedere se riesco a inquadrarlo con la videocamera. Cos'è sto a fare? Staffanone. Costato. Ce ne sono alcuni che svolazzano qua in giro di questi arnesi, sono belli grossi, eccolo lì, purtroppo non riesco a metterli a fuoco con la videocamera perché sono veramente piccoli, ma per esempio sono qui che se la svolazzano e quindi la Royal Wolf, che ha un pochino di rosso, è bella voluminosa e la mosca da caccia, diciamo che val bene per pescare quando sopra il torrente volano cosacci così grossi.